Questa sera parleremo di D'Annunzio. Perché? Intanto con chi? Parleremo di D'Annunzio con il generale Basilio Di Martino, che non presento perché penso lo conoscano tutti, è la terza conversazione in cui è presente. È un carissimo amico, è una persona che stimo moltissimo, è una persona che ha parlato molto con i fatti e con i volumi che ha editato, che sono veramente delle pietre miliari della storia, soprattutto della storia della prima guerra mondiale. C'è una new entry questa sera, una giovane new entry che è la dottoressa Fighera. Adesso non fatevi ingannare dalle fattezze graziose, sotto questo aspetto c'è una donna tostissima che ha 3 lauree, filosofia e etica, anzi 4, scusami, lettere moderne, di scienza delle comunicazioni, di scienze umane e sociali della comunicazione, spettacolo e produzione multimedia. Numerosissimi master in giornalismo, comunicazione, new media, in teoria e tecnica della comunicazione politica e istituzionale, marketing e comunicazione digitale, sceneggiatura e cinema corto, scrittura narrativa e poi cerimoniale pubblica dell'azione, cerimoniali specializzati ed internazionali. Collabora con la Commissione Italiana di Storia Militare e con l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore di Difesa. Ho avuto la fortuna di incontrarla casualmente, con lei abbiamo presentato il suo volume, che qui abbiamo distribuito in qualche copia al Salone di Torino passato, il suo volume sulla comunicazione in tempo di guerra e post-guerra, da Gabriele D'Annunzio alla PSYOPS in Iraq e in Afghanistan. Ecco il motivo per cui è qua questa sera. Dicevo, parleremo di D'Annunzio perché? Perché c'è un fatto legato all'attualità. Con i primi di marzo si chiudono i 150 anni, le celebrazioni per i 150 anni della sua nascita e i 75 anni della sua morte. Il 2 marzo ci diceva Giordano Proveri, che è il presidente della Fondazione Editoriale, farà appunto questo evento conclusivo di queste celebrazioni che hanno avuto un grossissimo successo internazionale e quindi ci sembrava opportuno anche noi del CESMA, dell'associazione, anche noi insomma dell'aeronautica, ci sembrava opportuno dare un piccolo contributo limitatamente al D'Annunziatore alla rilettura di una personalità importante della nostra storia, della storia del Novecento, che è stata vista come altri attraverso il filtro di alcune barriere ideologiche che ne hanno ridotto sicuramente la grandezza. Io non vorrei andare oltre, cederei la parola al generale Di Martino che inizierà con il suo intervento. Grazie. Grazie direttore, grazie a tutti per essere qua. E andiamo subito al punto con questa slide. Non è la solita slide col titolo, lo scopo e lo svolgimento degli argomenti, è una slide che in sé riassume già tutta la chiacchierata di questa sera. Questo è D'Annunzio che parla a un raduno di aviatori nel marzo del 1917 durante una cerimonia ed ha già ben chiara quella che è la sua visione dell'aviazione e, lasciatemelo dire, del potere aereo. 1917 è l'anno più difficile della Grande Guerra. Siamo ancora in marzo, molte cose devono ancora succedere. La Russia sta appena precipitando nel caos della rivoluzione, in Francia si nutre ancora molta speranza sull'offensiva Nivelle. Ma già si sa che la guerra non finirà tanto presto. Bisogna trovare una nuova strada, qualche soluzione che consenta di rompere il nodo tremendo. E per D'Annunzio la via è chiara, la via è quella dell'aria. Detto questo, quali argomenti tratteremo? Il poeta alato, il memoriale di Maggio, azione su Bisonzio, le incursioni su Pola, eccetera, eccetera. Perché ho sottolineato il poeta alato? Perché questo è il primo momento, il momento in cui D'Annunzio vola, ma è ancora appunto soltanto, tra virgolette, il poeta alato. Non è ancora l'aviatore, il combattente dell'aria, quale poi diventerà, a mio parere, con il memoriale di Maggio del 1917, di cui tratteremo in seguito.
quali sono le tappe della prima parte della vicenda di D'Annunzio con Leale, del poeta Lapp. Sono i voli di propaganda, possiamo effettivamente chiamarli così, sulle città irredente. Si comincia con Trieste, il 7 agosto 1915, su uno dei primi volanti operativi della Regia Marina. Si continua con Trento, il 20 settembre 1915, decollo dal campo di Asiago con uno dei primi Farman MF 1914 con motore da 100 cavalli. Si continua con una serie di operazioni che lo vedono in volo sulla Barsizza e sul vallone di Capovano nell'ottobre di quell'anno, durante la terza battaglia di Isonzo. Poi viene l'incidente di Grado del 16 gennaio 1916, quando rimane ferito alla testa in atterraggio, in ammaraggio. La lunga pausa, che si protrarrà fino a settembre del 1916, quando prende parte al bombardamento della stazione idrovolante di Parenzo, volando ancora sui idrovolanti della Regia Marina. Ed è in quel momento che comincia ad accorgersi dell'importanza dell'arma aerea, del bombardamento aereo. Settembre 1916 è un momento in cui si assiste, sul fronte dell'Isonzo, tra l'aviazione italiana e in particolare l'idroaviazione o aviazione navale austro-ungarica, a una serie di colpi che ora dall'una ora dall'altra parte. È un momento in cui la bilancia della guerra aerea sta pendendo a favore dell'Italia e resterà così fino alla fine della guerra, con la breve pausa delle settimane che seguono il disastro dell'ottobre 1917 e l'arrivo sul fronte italiano di alcuni reparti aerei tedeschi. Ma in quella fase, praticamente ogni notte, perché in quel periodo che l'aviazione italiana comincia a volare di notte, o agli uni o agli altri vanno a bombardare le stazioni idrovolanti o i campi d'aviazione dell'altra parte. E questo comincia a far pensare D'Annunzio, che subito dopo, con la fine dell'inverno, riesce a farsi assegnare al quarto gruppo di stanza alla Comina, che è uno dei gruppi montati sotto i motori da Caproni. Anzi, all'epoca, all'inizio di aprile, ancora l'unico gruppo montato sotto i motori da Caproni, poi ne arriva un secondo, l'undicesimo. Questo è il trimotore Caproni, un quello di Contini, che è un pilota di Caproni, ed è in quei giorni che scrive questo memoriale dell'uso delle squadriglie da bombardamento nelle prossime operazioni. Alla conferenza integrata di Chantilly nel gennaio era stato concordato che subito dopo l'offensiva francese l'Italia sarebbe entrata a sua volta in azione entro 20 giorni. Questo significava alla fine di aprile, poi per una serie di problemi anche meteorologici e di schieramento delle artiglierie la data fu rinviata di qualche settimana e si sarebbe arrivati intorno al 18 maggio. Nell'imminenza dell'offensiva D'Annunzio invia questo memoriale al comando supremo. Vi riprende quella che sappiamo essere la visione di Douai, di Giulio Douai, sull'importanza del bombardamento aereo e le idee di Gianni Caproni, con cui D'Annunzio era certamente in contatto. Che cosa si diceva in questo memoriale? C'è una prima parte di carattere generale che si può riassumere in questi termini. Chiaramente è contatto con Caproni. Il trimotore di Caproni era il primo aereo messo in campo dall'intesa. Quindi affermava innanzitutto il primato italiano nella costruzione dei velivoli da bombardamento. A cosa dovevano servire questa flotta di bombardieri da realizzare? A degradare la capacità produttiva dell'industria tedesca. Questo è lo stesso tema che si ritrova in alcuni memoriali di Douai, in particolare quello già del 1915, e nei memoriali di Caproni del 16 e del 17. Ma D'Annunzio aggiunge qualcosa, si rende conto che per il momento i mezzi tecnici non c'erano. E in ogni caso sarebbe stato necessario, e anche questo è un tema caro sia a Douai che a Caproni, uno sforzo congiunto dell'intesa. È l'idea di quell'armata aerea interalleata che si sarebbe concretizzata solo negli ultimi giorni del conflitto e che in effetti non sarebbe mai stata impiegata. La seconda parte fa specifico riferimento alla situazione del momento sul fronte italiano. È molto più tecnica, indica due bersagli prioritari: la base navale di Pola, per colpire il potere marittimo avversario,
e la linea ferroviaria che alimentava il saliente Trentino. Sono due obiettivi assolutamente validi da un punto di vista di analisi della situazione strategica. Cominciamo dal secondo. La linea ferroviaria che alimentava il saliente Trentino era quella che aveva permesso all'Austria-Ungheria di ammassare, nella primavera del 1916, le forze per quell'iniziativa che in Italia è conosciuta come Strafe Spedizione e in Austria come offensiva di primavera. Quindi recidere o interrompere quel cordone ombelicale aveva un'importanza fondamentale. La base navale di Pola, l'Adriatico per come è configurato, conferiva una significativa superiorità in termini di basi alla Marina Austro-Ungarica. Da Pola a Cattaro, che comunque sono due basi naturali, tutta la catena delle isole dalmate costituiva una naturale via di arroccamento per le forze navali dell'impero. Da parte italiana, tra Brindisi e Venezia non ci sono praticamente punti d'appoggio, se non Ancona, che comunque è molto esposto, e il piccolo riparo di Porto Corsini-Ravenna. Pola era la sede, il cuore della potenza navale dell'Austria-Ungheria. Dal momento che la flotta non usciva, bisognava colpirla in quella sede. Detto questo, c'è l'imminenza dell'offensiva. Ed ecco quindi che D'Annunzio sostiene la necessità di un intervento a diretto supporto delle forze di terra nell'offensiva che sta per cominciare. Quindi, scrive, le squadriglie dovevano concorrere al logoramento dell'avversario, attaccando le parti di rincalzo, le postazioni d'artiglieria, tutto questo a integrazione di quell'interazione di interdizione di controbatteria che doveva essere sviluppata dalle artiglierie italiane. Questo tema è fondamentale perché nel 17 cambia anche la struttura della difesa. Si passa da una difesa che potremmo definire lineare a una difesa in profondità. Cambia anche il tipo di ostacolo. Il 1915 e il 1916, fino alla primavera, sono ancora l'anno in cui sul fronte l'ostacolo è rappresentato dall'effetto combinato di reticolato e mitragliatrici. Sul finire del 1916 il reticolato non è più un problema, si ha il modo di superarlo. La difesa lineare può essere facilmente sfondata. Cambia l'impostazione della difesa, è quello che i francesi sperimenteranno a loro spese durante l'offensiva Nivelle. Capisaldi scaglionati in profondità, nidi di mitragliatrici sparsi sul terreno non necessariamente appoggiati a una linea di difesa, artiglierie in grado di calare il tiro di sbarramento laddove è necessario per fermare la corsa dei rincalzi. Ecco quindi l'importanza di stroncare sul nascere l'intervento delle batterie avversarie. Tutto il tema dell'azione tattica della Grande Guerra si riassume in questo. Ecco quindi in azione su Bisonzo il nostro D'Annunzio, che naturalmente, essendo D'Annunzio, non poteva limitarsi a quelle che erano le parole degli ordini di operazioni, ma dirama agli aviatori un suo proclama alla vigilia dell'azione, 22 maggio 1917, e indetta la grande radunata delle ali di guerra sopra la linea di fuoco, nell'ora medesima in cui le nostre fanterie eroiche si scagliano all'assalto, il rombo ritmico accompagnato dall'aria le ondate impetuose. Ecco, questa era l'idea che guidò l'azione delle squadriglie italiane durante la decima battaglia di Bisonzo e più ancora durante l'undicesima, azioni a cui D'Annunzio prese parte in prima persona. Durante la decima si limitò a partecipare a una sola azione, volando come osservatore su un Wasen, il tipo di velivolo che vediamo in alto a destra, ma soprattutto partecipando a parecchie azioni durante l'undicesima battaglia di Bisonzo, come osservatore su un Caproni dell'ottava squadriglia, quello di cui vediamo il muso alle spalle dell'equipaggio. Più azioni sull'Armada, il nido delle artiglierie austro-ungariche a copertura di Trieste, e su Chiapovano. Il vallone di Chiapovano, tra la conca di Dorizia e la zona dei Lom di Tolmino, Lom di Canale, costituiva una naturale via di arroccamento per le forze austro-ungariche. Era sede di depositi, di magazzini, di teleferiche che alimentavano le posizioni sull'alto piano della Barisizza. Fu ripetutamente martellato durante quell'estate. Ma forse le azioni per cui D'Annunzio è più conosciuto e anche quelle per cui più si spese sono le incursioni su Pola. Qui vediamo il porto di Pola con lo scoglio degli Olivi, che era il cuore della base navale, e c'è l'arena in basso al centro, che è il cuore della potenza navale austro-ungarica.
le equazioni su Bola segnano una rottura con il modo di impiegare il potere aereo che era stato adottato fino a quel momento dal Comando Supremo. Per la prima volta, anzi non proprio per la prima, sarebbe la seconda, ma per la prima volta in modo significativo, ci si sgancia da un'azione condotta nelle retrovie del campo di battaglia, nell'area della battaglia vera e propria, per attaccare un obiettivo di tipo strategico. È una concessione alla strategia della battaglia in porto voluta dall'ammiraglio Town di Revelle. Dal momento che la flotta nemica non esce in mare, si va a colpirla nei suoi porti. Ci sono solo due modi, una è dall'aria, l'altra è con i mezzi insidiosi. La Regia Marina utilizzerà tutte e due le soluzioni, utilizzando per gli attacchi dal cielo sia i dirigibili dell'esercito e della Marina, sia le forze aeree dell'esercito. Ricerca della concentrazione dello sforzo nello spazio se non nel tempo. Chiaramente i velivoli dell'epoca non consentivano di volare in formazione di notte, non l'avrebbero consentito nemmeno nella guerra successiva. I velivoli decollavano a intervalli di 5 minuti l'uno dall'altro dai campi della zona di Aviano e la Comina, raggiungevano il tagliamento, seguivano il tagliamento fino alla foce, assumevano una prua, arrivavano sulla costa dell'Istria, attraversavano la penisola ed erano su Bola. Lungo la rotta in mare era scaglionata una serie di siluranti che doveva identificare la rotta con dei fanali precodificati e soccorrere i velivoli che si fossero trovati in difficoltà. Anche su terra c'erano dei proiettori distribuiti lungo la rotta che con i fasci luminosi dovevano indicare la rotta da percorrere. Un'organizzazione molto complessa che funzionò bene. Le macchine dei motori di Caproni si dimostrarono molto affidabili, non vi furono perdite in combattimento, nonostante un'opposizione sempre più determinata, sia in termini di contraerea, sia in termini di tentativi di intercettazione da parte degli ideocacci avversari. Queste sono alcune delle missioni, anzi le missioni a cui partecipò D'Annunzio. Come vedete, dei velivoli andarono perduti, ma sempre per problemi tecnici o di navigazione. E questo è sempre D'Annunzio. D'Annunzio, sul campo della Comina, inventò, perché fu lui a inventarlo, questo grido di esaltazione eia eia alla la, con queste parole: non qui, ma laggiù su Pola Romana, consacreremo il grido di una nuova forza d'Italia. Ecco, secondo quello che lui racconta e che testimoniano, all'epoca gli aviatori usavano l'IP Pura, che era tipico anche dell'esercito. D'Annunzio ne fu quasi infastidito e in questa serata, in attesa di partire per la missione, in attesa dell'ordine di partire per la missione, che non sarebbe arrivato quel giorno, ma sarebbe arrivato qualche giorno dopo, coniò questa espressione. L'impresa di Cattaro. Nella strategia della battaglia in porto e di questo tipo di impiego del potere aereo si inquadra anche l'impresa di Cattaro. Cattaro era l'altra base navale austro-ungarica di un certo significato. Soprattutto era una base di sommergibili. Era lontana dal teatro principale delle operazioni. Quindi bisognava riorganizzare una base da cui decollare in un settore eccentrico rispetto a quello che era lo schieramento dell'aviazione italiana. Gioia del Colle, dove però bisognò attrezzare tutto quanto. Non c'era praticamente niente se non un campo scuola e quindi la base dovesse essere adeguata dal punto di vista logistico. Attrezzare gli hangar, rotaie degli hangar, perché rotaie? Perché i caproni per essere governati in hangar venivano messi su dei carrellini, il carrello veniva messo su dei carrellini che poi venivano tirati dentro l'hangar, dove il velivolo entrava di taglio. E portare le bombe, non fu facile avere le bombe necessarie. I velivoli dovettero essere appositamente attrezzati, serbatoi ausiliari e bussole, perché normalmente i caproni non montava bussola, quindi furono equipaggiati con bussole di uso navale. Ed è interessante che a montarle, a insegnare l'uso delle bussole, a verificare l'installazione, fu designato il tenente di vascello Andrea Bafile, che prese parte all'operazione e sarebbe morto su Piave l'anno dopo in un'azione di pattuglia mentre faceva servizio col battaglione Monfalcone. Medaglia d'oro al valore militare. E un altro dei tanti amici e commilitori D'Annunzio
che muoiono in combattimento, perché c'è una certa tendenza, almeno si dice, che D'Annunzio non portasse fortuna, anzi, a lui non capitava mai niente, ma agli altri difficilmente sono arrivati alla fine della guerra, e chi ci è arrivato è morto poco dopo, come Natale Palli, che vedremo tra poco. 14 equipaggi di volontari, una complessa di organizzazioni di segnalazioni a terra con fari a luci di riferimento lungo la costa, torpediniere scaglionate attraverso l'Adriatico. 12 di 14 velivoli arrivarono sull'obiettivo, gli altri due rientrarono prima per problemi ai motori. Tutti rientrarono regolarmente, anche se la nebbia e le nuvole resero il rientro molto avventuroso. L'azione fu celebrata dalla stampa, tra l'altro un corrispondente di guerra, Guelfo Civilini, volò su uno dei caproni, e gli effetti pratici probabilmente furono minimi, ma l'effetto propagandistico fu notevole. Squadra aerea di San Marco è, diciamo, l'ultimo capitolo di D'Annunzio aviatore, ma lo anticipiamo subito. D'Annunzio diventò un accanito sostenitore dell'aereo silurante. E è stato fatto un esperimento nella notte sul 3 ottobre a Pola, sganciando un siluro nel tentativo di colpire una delle corazzate all'acqua. Poi in effetti il siluro non fu sganciato, probabilmente fu mollato in mare perché il pilota rimase abbagliato dai proiettori della difesa e interruppe la corsa d'attacco. Però l'idea era rimasta, e a tal fine nel marzo del 1918 venne costituita la squadra aerea di San Marco, nome dato dall'annunzio chiaramente, montata su dei motori caproni, che avrebbe dovuto specializzarsi nell'impiego del siluro. Poi in effetti questo non si concretizzò, e D'Annunzio fece la squadra aerea di San Marco una specie di sua personalissima aviazione, dove ebbe anche un'altra macchina come il Sia-9B, tutt'altra ben riuscita, che però guarda caso con lui funzionava. In genere quando decollavano il Sia-9B gli altri rientravano, si schiantavano, lui andava e tornava, quindi anche questo è abbastanza interessante. Fu ad esempio col Sia-9B su Pola il 17 luglio e poi di nuovo da solo il 21 agosto. Ogni volta qualche Sia-9B finiva in mare o si schiantava sulla spiaggia. A lui non successe mai nulla. Ma veniamo forse all'episodio più famoso, che anche questo può essere interpretato chiaramente in termini di utilizzo del potere aereo, nel quadro delle operazioni di guerra psicologica. Perché il volo su Vienna è una riuscitissima operazione di guerra psicologica, che per essere veramente compresa deve essere inquadrata nello sforzo che fu fatto in quel 1918. C'era una situazione particolare. Si è deciso di puntare anche sull'arma della propaganda per allargare le crepe che si aprivano nello scricchiolante edificio della monarchia sovietica. Crepe che erano legate al tema della nazionalità. In aprile c'era stato a Roma il congresso delle nazionalità oppresse. Nello stesso periodo era stata istituita una commissione interalleata per la propaganda sul nemico. All'epoca non si aveva tanta paura delle parole. Propaganda sul nemico, di cui furono chiamati a far parte giornalisti e scrittori. Uno di questi fu Goietti, che anzi era il rappresentante e il capo della delegazione italiana. In più c'erano i rappresentanti delle nazionalità oppresse. Venivano preparati dei messaggi. Sulla base di un'accurata organizzazione intelligence veniva stabilito dove dovevano essere lanciati. Il Comando Supremo attribuì la priorità alle missioni di lancio manifestini rispetto a quelle da bombardamento. Questo è molto significativo. E tutta l'estate del 1918 vede un'intensa attività di velivoli e dirigibili che lanciano manifestini e comunque, anche quando portano bombe, devono avere una parte del carico bellico seduto da manifestare. Il volo su Vienna si inquadra in questo. È un'idea antecedente al 1918. Risaliva all'estate del 1917, quando, accantonata l'idea di un'azione di bombardamento, si è pensato appunto a un'azione con il lancio di manifestini di propaganda. È una vicenda complessa. Comunque, il punto cardine è che in settembre il Comando Supremo non diede il via libera.
Fu fatta fare una prova d'annunzio anche per tenerlo tranquillo, facendogli fare un volo da Aviano a Torino e ritorno per vedere se il Caproni, che si pensava di fare un Caproni, ce l'avrebbe fatta. Ma poi alla fine, per una serie di ragioni, fu accantonata. Ragioni fondate. Fondate di ordine tecnico, legate alle caratteristiche dei mezzi. Il Caproni e il Caterina, sì, poteva arrivare, ma eravamo ai limiti. E comunque la velocità non era tale da permettergli di sfuggire alla caccia nemica. Ragioni fondate, quindi anche di ordine operativo. Di giorno probabilmente non ce l'abbiamo fatta tornare. Di notte la navigazione era qualcosa di molto aleatorio. Ma nel 1918 lo scenario era diverso. Esisteva un mezzo idoneo in termini non solo di autonomia ma anche di velocità, il biplano SVA, che aveva già maturato una significativa esperienza in questo settore, con una serie di ricognizioni a lungo raggio. Lo SVA, nato come velivolo da caccia, era poi stato accantonato come tale perché i piloti lo avevano bocciato come tale. Però si dimostra un'eccellente macchina per stabilità e soprattutto per velocità, per la ricognizione a lungo raggio e anche per il bombardamento leggero. La tarda estate del 1918 fu impiegato in numerosi raid in profondità sulle installazioni logistiche dell'avversario per creare il caos. Esisteva poi una struttura organizzativa collaudata, l'87esima squadriglia, costituita nell'inverno, era un reparto particolare, perché in buona parte era costituito da piloti originari delle province invase, che quindi avevano anche una motivazione personale. Non era un reparto facile da comandare e infatti ebbe parecchi problemi. Era un po' l'equivalente in campo aeronautico dei reparti d'assalto dell'esercito. Anche lì tutto dipendeva dal comandante. Ma nel complesso il quadro generale di riferimento era favorevole. Quindi la decisione fu presa dal comando supremo alla fine di giugno, dandone mandato all'87esima. D'Annunzio lo venne a sapere e chiese e ottenne, come lui sapeva fare, di farne parte, lasciando temporaneamente la squadra di San Marco. Furono approntati 14 SVA, di questi uno era il prototipo dello SVA biposto. I motori furono accuratamente selezionati, verificati a terra in volo, con una serie di prove che avrebbero dovuto garantirne l'affidabilità. Il 7 luglio però l'unico biposto esistente andò perduto con la morte del capitano Luigi Burlone, a cui è intitolato l'aeroporto di Lido Scalo di Vigna di Valle. E però D'Annunzio ottenne di prepararne un altro, modificando un monoposto, modificando il serbatoio della benzina per alloggiarvi il seggiolino dove avrebbe preso posto, e questo velivolo fu affidato al capitano Natale Palli. Era un velivolo che non aveva né armamento né macchina fotografica per risparmiare peso, in pratica portava D'Annunzio e basta. Il 1° agosto tutto era pronto, con una finestra di opportunità che inizialmente il comando supremo fissò in 5 giorni e poi in 8. Perché così poco? Perché al comando supremo l'87esima serviva per la ricognizione strategica. Quindi tenere un reparto bloccato in previsione di un'azione, sia pure importante dal punto di vista propagandistico, non era alla top della lista delle priorità. Cominciano i tentativi e si vede subito che i problemi che l'anno prima avevano raccomandato annullare il tentativo non erano poi svaniti del tutto. È il maltempo sulle Alpi, le nubi sulle Alpi, le nubi sul Bisonzo, frustrano i primi tentativi di passare la barriera delle Alpi e arrivare sull'Austria. Il 9 agosto è l'ultima occasione che il Comando Supremo concede ad D'Annunzio, un ultimo tentativo. Ed ecco quindi la storia dei 5 giurati. D'Annunzio chiama 5 dei suoi piloti, Natale Palli che è il suo pilota, Antonio Locatelli, Gino Allegri, Aldo Finzi, Piero Massoni, e gli fa giurare che qualunque cosa fosse successa non sarebbero tornati indietro. Se non arriverò su Vienna io non tornerò indietro, se non arriverete su Vienna voi non tornerete indietro. Questo è il mio comando, questo è il vostro giuramento. Questo dei giurati D'Annunzio lo aveva come tema, lo riprese l'anno dopo a Ronchi, i 7 giurati di Ronchi che a qualunque posto avrebbero dovuto completare con lui la marcia su Fiume. L'esecuzione. Partono 12 velivoli,
qualcuno entra, infatti qui nel bollettino del comando superiore ne vengono riportati solo 8, quelli che arrivano nella zona di Vienna, 1 biposto e 7 monoposti. Uno dei monoposti non arriva su Vienna, deve atterrare in Neustadt per un problema al motore, gli altri arrivano, alle 9.20 sorvolano la città e là, a meno di 800 metri lanciano i manifestini. I manifestini erano stati preparati sia da Ugo Ietti che da D'Annunzio. Il primo è questo di Ugo Ietti. Molti di noi li hanno studiati a scuola, almeno penso che, io ovviamente sono più anziano di diversi qua, ma insomma penso che molti li abbiamo letti questi a scuola, adesso non lo fanno più. Imparate a conoscere gli italiani, noi vogliamo su Vienna, potremmo lanciare bombe a tonnellate, non vi lanciamo che un saluto a tricolori, il tricolore della libertà. Questo è il manifestino di Ugo Ietti. E questo è quello di D'Annunzio, forse il più famoso. In questo mattino d'agosto, mentre si compie il quarto anno della vostra convulsione disperata, inizia l'anno della nostra piena potenza, l'ala tricolore riapparisce all'improvviso come indizio del destino che si volge. E continuava. E se lo si legge tutto, è un messaggio studiato molto bene, perché sottolinea l'inutilità dello sforzo bellico degli imperi centrali in quel momento della guerra. Fa riferimento al fallimento della battaglia dell'Atlantico. L'Atlantico è una via eroica che non si chiude. All'inutilità del tentativo di precludere l'arrivo delle forze statunitensi. Infatti continua, come dimostrano i nuovi inseguitori, gli americani appunto, che hanno colorato di sangue tedesco le acque dell'Ork, uno dei fiumi degli affluenti della Marne. E continua in questi termini. Gli effetti furono fortissimi sul fronte interno in Italia, ma forse ancora più forti in Austria-Ungheria, testimoniato dalla stampa e dalle dichiarazioni di informatori e prigionieri. Sicuramente fu una grossa sorpresa, gli austriaci non se lo aspettavano. Le dichiarazioni e anche gli articoli di giornale non nascondono una sorta di ammirazione per D'Annunzio e per gli aviatori italiani che sono arrivati fin lì. Non nascondono neppure la preoccupazione per l'inefficienza della difesa, che non è stata in grado di contrastare minimamente questa operazione e che quindi non avrebbe potuto contrastare un'eventuale azione di bombardamento condotta con le stesse modalità. In Parlamento, a Roma, ci furono delle polemiche, ci fu un'interrogazione parlamentare. Qualcuno si chiese perché, fece chiedere al Ministro della Guerra, perché siano lanciati dei volantini e non delle bombe. Ci furono due risposte, una ufficiale in cui diceva perché lanciare delle bombe non sarebbe stato confacente allo spirito di cavalleria delle Nazioni Latine e così via. Poi ci fu la risposta, dice perché se avessero portato delle bombe ne avremmo potuto portare 20 kg per velivolo e sarebbe stato poco significativo. Arriviamo alla conclusione. Cosa si può dire del ruolo del Vate come aviatore? Sicuramente D'Annunzio aveva uno smisurato senso dell'io ed una visione estetizzante dell'eroismo. Non era certo l'eroismo di chi affrontava la sorte giorno dopo giorno in trincea, ma aveva coraggio. Fu un appassionato paladino della causa nazionale e dei destini di una grande Italia. Lo aveva dimostrato, lo avrebbe dimostrato in seguito. Fu senz'altro un profeta della modernità e come tale un convinto sostenitore delle potenzialità dell'aviazione. Soprattutto era un gran conoscitore dei meccanismi della comunicazione, probabilmente anche a livello inconscio, e come tale era un magistrale seduttore di folle. Tutto questo fa sì che sono pienamente d'accordo con Franco Pandini, che in un libro che è stato pubblicato ormai molti anni fa, che lessi da ragazzo, Piave Mormorava, pubblicato in occasione del cinquantenario della vittoria, senza di lui molte azioni non sarebbero state compiute o non avrebbero generato quell'onda di commozione nazionale che fu certa matrice di altre. E con questo penso di essere andato anche troppo lungo. Grazie. Grazie Vassilio. Prima di iniziare di ringraziare per l'invito a questa conferenza il generale Di Martino,
sono stata molto lieta di accogliere il suo invito e ne sono onorata. Ringrazio il colonnello Cornacchini anche per avermi coinvolto in questa iniziativa del CESMA e ovviamente l'associazione Arma Aeronautica che organizza questi interessanti incontri. Gabriele D'Annunzio come maestro della propaganda. Credo che sia un argomento per cui si possa non dedicare una conferenza ma forse parlare per giorni. Cercheremo, diciamo, stasera di focalizzare quelli che sono i punti forse più importanti e salienti del D'Annunzio, non solo maestro della propaganda, ma io direi più che altro comunicatore in quanto grande precursore dell'ambito. Sagacia divulgativa, creazione e diffusione di slogan, propaganda politica. Potremmo annoverare questi, diciamo, tra gli elementi fondanti del D'Annunzio comunicatore. Il padre è stato certo poeta, aviatore, ma anche direi soprattutto un grande comunicatore, in quel pieno senso del termine, padre appunto, che propriamente sul piano letterale vuol dire profeta. Profeta qual è stato certamente D'Annunzio, profeta nella misura in cui lo è un uomo che interpreta e che ancor di più guida i sentimenti delle masse di un'epoca. Instancabile nel comunicare, in ogni suo modo, la sua protesta contro gli accordi di pace che non risarciscono, come anche egli stesso scrive a suo dire, l'Italia del sangue versato, il 12 settembre 1919 occuperà Fiume, governandola per 15 mesi e suscitando l'interesse dei suoi più noti contemporanei quali Lenin e Gramsci. Ma pensare ad D'Annunzio come comunicatore solo parlando della solita Fiume, credo non darebbe, a mio modesto parere, giustizia e completezza alla figura del nostro. Così come non gliela darebbe il notturno, sebbene, ovviamente, come tutti sappiamo, opera di primaria importanza nella memorialistica di guerra. D'Annunzio denuncerà anche palesemente il fascismo, in seguito egli stesso dice che l'ha usurpato, costringendolo ad assumere quasi la paternità di un movimento che disapprova, sperpera e falsa il suo ideale, egli stesso scrive. D'Annunzio ebbe idee rivoluzionarie, rivoluzione in ambito bellico e in ambito di comunicazione, in particolare sull'efficacia della propaganda, che fu un suo interesse e al tempo stesso fu una sua grande consapevolezza, una consapevolezza della rilevanza che si porterà dietro per molti anni, non solo in campo bellico, ma come adesso vedremo anche in vari ambiti che per lui sono stati d'azione, lasciando il segno, devo dire, in ambiti culturali di varia specie. La propaganda militare è strettamente legata, per ovvie ragioni, come tutti sappiamo, alla propaganda politica, è stato il terreno fertile in cui il Vate ha potuto dimostrare di essere molto più lungimirante di tanti strateghi, che un tempo forse erano molto più impegnati a inseguire schemi, direi anche decrepiti, ancorati alla difesa di una propria posizione piuttosto che tesi ad interpretare e comunicare e a comunicare ideali al popolo della propria epoca. Non è certo in questa sede mia pertinenza, anche perché l'ha fatto ampiamente e magistralmente il generale Basilio Di Martino, con il quale ho l'onore di condividere stasera questa conversazione, parlare del Gabriele D'Annunzio aeronauta. Dunque, volendo andare, diciamo, oltre quello che è stato il primo volo di D'Annunzio, oltre quel desiderio di volare con Blériot, che dà ispirazione al poeta anche per la sua opera letteraria, forse che sì, forse che no, volendo andare qui, oltre a quel volare divino e al tempo stesso ineffabile che il nostro dichiarò dopo il suo volo con l'aeronauta americano Curtis, certo non possiamo non ricordare, seppur velocemente, l'entusiasmo e il piacere per il volo del poeta soldato. Da questo mondo del volo possiamo infatti attingere notizie, documenti ed aneddoti per i più grandi successi del D'Annunzio maestro della propaganda. E quindi veniamo al tema di oggi. Il suo ardore e la sua fervida capacità comunicativa in guerra lo rende precursore in materia di fantasia e paga. Umberto Eco ha scritto: i media fanno parte della guerra e dei suoi strumenti, e quindi è pericoloso considerarli territorio neutro. Ed ancora Eco, in un altro saggio dal titolo Costruire il nemico, parla proprio del crollo progressivo della distinzione tra tecnologia militare e tecnologia civile, e quindi anche tra soldato professionista e combattente non professionista, evidenziando come lo spazio di battaglia si sovrapporrà sempre più, e questo lo vediamo anche oggi, al non spazio di battaglia. Ecco perché subentra qui l'elemento psicologico, che ci porta proprio al secondo punto di cui prima parlavamo, le psyops e le info ops.
che nella loro primaria missione dell'idea che le ha concepite affondano le radici, come pochi sanno, proprio in quei volantini su Vienna del D'Annunzio. Le infops costituiscono per definizione la funzione militare che sincronizza e coordina quelle che in settore PI si chiamano le information activities, ovvero le azioni volte a colpire e proteggere le information e le information system, altrui ovviamente e proprio, con lo scopo ovviamente di creare degli effetti desiderati sulla volontà e sulla conoscenza e sulla capacità degli avversari. Avversari o anche potenziali avversari, per questo il settore della comunicazione diventa fondamentale, perché vi sono anche delle altre parti scelte a livello politico-militare perché si possono conseguire degli specifici obiettivi. In questo le psyops sono fondamentali in quanto operazioni psicologiche messe in atto da istituzioni militari tese a raccogliere consenso. Consenso tramite comunicazioni pianificate, dagli addetti ai lavori ovviamente, al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali. Ma in che modo? Influenzando atteggiamenti e comportamenti che incidono sul conseguimento degli scopi politici e militari. Alla luce di questa nuova guerra, che ovviamente abbiamo sintetizzato per sommi capi, per evidenti ragioni di tempo, si pensa ai volantini lanciati solo qualche anno fa a Balamurgab. Ogni strumento può trasformarsi, anche oggi, in guerra in un'arma, un'arma in grado di contrapporsi anche alle più sofisticate tecnologie e alle più rigorose misure di sicurezza. Ecco, questo concetto D'Annunzio l'aveva compreso e messo in atto, ovviamente con i suoi mezzi a disposizione, ma l'aveva compreso già nel 1918, all'epoca del volo su Vienna. Una conoscenza dunque spesso orientata, conoscenza orientata per conquistare il consenso. In fondo in questo la guerra non è cambiata, sono passati 100 anni ma la guerra non è cambiata. Conoscenza orientata proprio attraverso queste risorse di tipo comunicativo. È proprio attraverso queste risorse che oggi si combattono le guerre, che si prova a costruire il futuro, in quelle battaglie nelle quali alle esplosioni delle armi si preferisce invece magari il lancio di un, si preferisce o si alterna ovviamente, il lancio di un messaggio, il diffondere un'immagine, il proiettare una sequenza video, perché conosciamo la potenza della televisione e quello che riescono a fare i telegiornali anche oggi. Sono armi queste più potenti e invasive, spesso anche delle fiamme e della polvere da sparo. D'Annunzio rimane dunque un grande maestro, un precursore della propaganda e non solo a Vienna. Numerosi sono anche i suoi motti, passati alla storia divenuti anche aulici e forbiti modi di dire. Pensiamo al memento audere sempre, ricordati di usare sempre, una delle frasi più note di D'Annunzio legata proprio alla memorabile beffa di Bucarin, che precede in fondo poi a livello cronologico solo di pochi mesi l'impresa su Vienna. Ricordiamo ancora il suo Donec ad meta, fino alla meta, quello a cui faceva riferimento proprio il generale Di Martino nella conclusione della sua relazione, vero motto del volo del 9 agosto del 18, in cui è evidente che l'ordine era proprio quello di non arrestarsi mai, arriveremo a Vienna e nessuno si fermerà, perlomeno coloro che hanno con me giurato. O come non pensare al motto caro credo ai marinai, et ventis adversis, anche con i venti contrari, che forse pochi sanno, ma vanta proprio paternità d'Annunziana. Se poi passiamo a Fiume, come non citare Italia o morte, che rimanda ad un discorso che D'Annunzio tenne nel giugno del 1919 per scuotere l'indifferenza degli italiani di fronte alla questione di Fiume. E sempre a tale vicenda è legato un altro motto del poeta soldato, passato ovviamente alla storia. Vittoria nostra non sarà mutilata. Titolo di un articolo apparso sul Corriere della Sera il 24 ottobre 1918, un articolo scritto proprio dallo stesso D'Annunzio contro il presidente americano Wilson, che voleva negare all'Italia l'annessione della città di Fiume come compenso territoriale per la partecipazione al conflitto mondiale. Ecco quindi altri due aspetti del D'Annunzio maestro di propaganda, ai quali, allontanandomi per un attimo dal settore bellico e avviandomi verso la conclusione del mio intervento, mi voglio dedicare. Il D'Annunzio giornalista è quello ancor meno conosciuto, il D'Annunzio pubblicitario. Gabriele D'Annunzio fa parte di quella folta schiera di letterati e scrittori che ha svolto anche l'attività giornalistica. D'Annunzio è stato anche un grande giornalista, come del resto lo sono stati Dino Buzzati, Luigi Pirandello, Italo Calvino, Capuana, Moravia, Eugenio Montale e molti altri. Mi sono occupata di D'Annunzio quale penna di terza pagina in un altro mio libro, un piccolo saggio del 2007 dal titolo La terza pagina, edito per i tipi di Bonanno. Il Vade, già da giovane imberbe fino all'età matura, scrive per periodici e giornali locali del suo tempo.
fino poi al periodo francese del volontario esilio del 1910 al 1915, in cui proprio il Corriere della Sera diventa la sua voce. Un canale che gli permette ancora una volta di mantenere la presenza culturale in Italia, ma di far parlare se stesso e farsi ascoltare su tanti argomenti anche di natura estremamente politica e collegata ovviamente all'ambito bellico. Tutte prose anche autobiografiche e cronache che poi entreranno nel volume noto alla letteratura quale Le famiglie del Maglio. Già prima del Corsera D'Annunzio pubblica con ritmo assiduo sul Fanculla della Domenica, sulla Cronaca Bizantina, sul Capitan Fracassa e la Tribuna e anche in altri quotidiani della capitale. Sarà poi molti anni dopo la sua morte che proprio nella raccolta organica dei suoi articoli da parte dei meridiani della Mondadori, credo noti a tutti, che sarà possibile ricostruire D'Annunzio paladino dei beni culturali, in cui emerge tutto l'estetismo del poeta. Anche qui grande tenacia, potenza comunicativa e consapevolezza carismatica. Lo vedono schierarsi a fianco di architetti, di sovrintendenti, con il fine, come egli stesso scrive, di conservare e valorizzare la vita italiana che fu l'ornamento del mondo. L'edizione è passione per le arti figurative, molteplicità di interventi, critica letteraria, come ad esempio possiamo ricordare i suoi scritti su Dante e su Carducci e le sue critiche proprio sul Corriere della Sera. D'Annunzio divenne in realtà terza paginista prima dell'epoca del Corriere, nel 1904 quando iniziò a scrivere sul Giornale d'Italia, 3 anni prima della sua collaborazione appunto col Corriere della Sera, sul quale è evidente la pregnanza e la tempestività della sua scrittura. Precursore anche nel settore puramente giornalistico, D'Annunzio nel suo caratterizzante eclettismo adopera tutti gli strumenti letterari per valorizzare l'informazione del tempo e per mutare la scrittura giornalistica tradizionale verso una memoriale modernità. Parte da un evento cronachistico e poi costruisce una novella, magari attraverso una magistrale concatenazione armonica e l'impiego variegato di vari punti di vista di personaggi coinvolti, ora in ambito bellico, ora in ambito politico, ora in ambito artistico. Spesso è il lettore che diviene a sua volta ad attenta lettura i detective reporter. Per non parlare poi della modernità dei contenuti e delle modalità stilistiche con cui affronta e realizza le sue cronache mondane. L'arrivo e la partenza dalla capitale romana di un politico, un evento storico, l'arrivo di un artista, di una regina, la prima di un concerto, il successo o l'insuccesso di una serata. Tutto passa dalla critica e dalla sua penna. Concludo con il lato meno conosciuto e meno studiato di D'Annunzio, ma certamente di rilevante attualità in termini di propaganda. Se la propaganda è propaganda politica, militare e quindi culturale, perlomeno nelle sue forme più o meno dichiarate, è anche vero infatti che non esiste migliore propaganda diretta della pubblicità, arma e strumento mai più potente nella storia. In un interessante sito dedicato al Vade, dal titolo D'Annunzio e la modernità, ho trovato alcune interessanti chicche sul D'Annunzio pubblicitario. È noto che proprio il nostro diede il nome ai magazzini La Rinascente, all'epoca della loro apertura, così da lui chiamati perché rinati dalle ceneri dell'incendio dei magazzini Bocconi. Un'idea che fu celebrata da un articolo che l'indomani mattina titolava L'orbo veggente della Rinascente, in riferimento ad D'Annunzio e al suo occhio destro. Ma non è questo l'unico aneddoto che lega il poeta al mondo del business. In un saggio dal titolo L'arte come consumo, l'attività pubblicitaria di D'Annunzio, di Raffaella Antinucci, si ripercorre l'attività pubblicitaria dell'autore, marginale ma certo non meno artistica e non meno valida di quella bellica, o prettamente letteraria. Preconizzando i futuristi, fu testimone al pubblicitario ma anche creatore di slogan per pubblicità. Fermamente convinto che la reclame e lo scandalo creassero un migliore contatto con il pubblico. Creò lo slogan per l'Amaro Montenegro, riprendendo i pre-raffaelliti inglesi, battezzò diversi prodotti dai dolci Saiva ai liquori Aurum, dai profumi della casa profumiera bolognese per cui inventò una serie di nomi che nel prodotto del business fondevano la sua capacità bellica e la sua capacità di comunicazione. Si pensa al profumo L'ardore del Carso, la Fiumanella, la Brezza del Carnaro, il Lauro di Laurana e pensate persino la Lala. Non tralasciò nemmeno generi più prosaici come le gallette, l'inchiostro, un lubrificante per automobili e perfino uno sciroppo contro il catarro. E questa è l'ennesima testimonianza che la prodigiosa capacità di D'Annunzio fu quella proprio di trasfigurare ogni cosa, di esaltarsi e di esaltare gli altri. Una capacità che è sfruttata con acume da industriali e da politici che la usano ai loro fini. Ma anche D'Annunzio è tuttavia ben consapevole
degli indiretti vantaggi di immagine oltre che remunerativi e della grande risonanza che tale attività offriva alla sua opera e alla sua figura. E dunque, come abbiamo potuto vedere, non si tira indietro. L'eclettismo e la capacità di occuparsi su vari fronti, di mettere a frutto le sue indiscusse e innumerevoli qualità, la capacità di essere e voler essere contemporaneamente giornalista, scrittore, aeronauta, anche marinaio, fante, esteta, sportivo e pubblicitario, e ancora molte altre cose che non sto qui a nominarvi, sono ancora una volta elementi che non lo rendono solo, se solo si può dire, un maestro della propaganda, ma a buon diritto un vero e proprio maestro della modernità, un uomo contemporaneo, o meglio, come pochi altri nella storia, credo, un uomo di ogni tempo. Grazie. Grazie. Allora, queste si chiamano conversazioni, quindi adesso è il momento della conversazione. È la platea adesso che deve, insomma, prendere, dare il tempo. Generale Parisi. Mi viene in mente un articolo che ho letto sul Corriere della Sera di oggi. Sul Corriere della Sera di oggi, non so se l'avete letto. È un articolo di Mario De Marco, mi sembra che si chiami, che fa un parallelo fra D'Annunzio e, non voglio bestemmiare, ma quello che è successo ieri nell'incontro tra Renzi e Grillo. E dice che i metodi, c'hanno un punto di contatto i metodi di questi due personaggi. In particolare Grillo che offende, dice parolacce, e l'altro è D'Annunzio, che lo sappiamo tutti, no? Ha fatto buttare i vasi da notte sul Parlamento, chiamava Nitti Cagoia, con un nome poco bello, ma insomma c'è forse qualche punto di contatto. Lo trovo anche lei che ha approfondito, lo trovate anche voi che avete approfondito. Grazie. Sì, avevo letto l'articolo di cui parla, sì, l'avevo letto. Beh, sicuramente ci sono dei punti di contatto, proprio per questo parlavamo della modernità del D'Annunzio quale comunicatore, allora ma anche oggi. Certo, ovviamente alla larga, perché stiamo parlando di strumenti diversi, se pensiamo a Grillo con l'uso del web, del suo modo di fare politica, ovviamente stiamo parlando di mezzi tecnologici molto diversi, che ovviamente non potevano esistere dentro di D'Annunzio. Però credo che ci possa essere, se vogliamo, trovare appunto un fil rouge come poi in fondo diceva il collega sul Corriere, possiamo vedere sicuramente la tenacia di comunicazione. Cioè, alla fine, secondo me, il punto di contatto si può trovare in ambedue i personaggi che abbiamo nominato, che poi possa essere Grillo, Renzi, o in questo caso, in questo triangolo, se vogliamo inserire anche D'Annunzio. Perché comunque ambedue, Grillo in un modo, Renzi in un altro, hanno la stessa coscienza e consapevolezza che aveva D'Annunzio. Cioè il carisma attraverso i media e la capacità, la convinzione che la potenza della comunicazione va oltre, sicuramente anche l'episodio di cui si parlava nella testimonianza. Il fatto che si sia parlato tanto anche di questo scontro, incontro-scontro di ieri, noi perché lo sappiamo? Lo sappiamo attraverso i media. E non solo magari tra quei pochi che come noi hanno letto questo articolo, ma perché ne ha parlato la televisione, perché ne ha parlato internet. E dalla fase della comunicazione attraverso il mezzo tradizionale siamo passati a quello che diceva D'Annunzio, la comunicazione sul popolo, perché diventa comunicazione tra il popolo, un po' come fu l'obiettivo di Trieste a D'Annunzio. Ringrazio. Buonasera, mi chiamo Claudio Capriolo, sono stato prima marinaio e poi diventato pilota delle linee nazionali di Alpi. Io nacqui a un chilometro da qui e ho avuto il piacere di incontrare il nipote del capo di Stato Maggiore e da allora, cioè era un generale di corpo d'armata chiamato Giovanni Marieni, il cui nipote, io ho conosciuto il figliolo Alessandro, che sono di Bergamo, siccome ogni tanto vado a trovare queste persone su a Bergamo,
questo nipote ha in mano l'autorizzazione a decollare a Gabriele D'Annunzio, che lui, che D'Annunzio ha scritto a questo generale, che stava in trepidante attesa da San Pelagio per decollare, quindi adesso comunque credo il capo di Stato Maggiore fosse Diaz, e quindi è questione di tempo di capire, insomma, ecco, ci sono delle lettere autografe in questa famiglia di Bergamo che, in cui D'Annunzio chiedeva il permesso di decollare. Poi questo generale è venuto a Roma, anche ci sono delle foto in cui, anzi a Torino, ha stretto la mano a Mario De Bernardi, che effettuò il primo volo postale che poi lo facemmo noi dell'ATI, Torino-Roma. Ecco. In poche parole, voi che avete studiato più di me, perché io mi sono dovuto interessare di tante altre cose, sarebbe da affinare. Peccato, questo mio amico, gli ho detto, ma fatti vedere ogni tanto a Roma, ma sta su a Bergamo e lui fa altri che guardanti queste cose. Se c'è qualcuno che deve parlare proprio sulla questione specifica, gli lascio la parola. Io vorrei prendere lo spunto per fare una completare un po' un aspetto che è stato toccato, e cioè del rapporto, della reazione chiara di D'Annunzio nei confronti di Woodrow Wilson. Posso? Allora, per chi non mi conosce, sono il generale Fabio Corussi, corso spalliero secondo dell'Accademia Aeronautica, fiumano, figlio di un ufficiale di complemento degli Alpini, che è stato legionario fiumano con Gabriele D'Annunzio e che poi purtroppo è stato assassinato dai partigiani di Tito. Questo per dirvi qual è il mio orientamento mentale nei confronti di Fiume, la vicenda di Fiume. Scusate, non vorrei voltare le spalle a nessuno. Ora, l'atteggiamento di Wilson, che era un visionario, con alcune turbe ascetiche e altre cose di questo genere, e che mi è cordialmente antipatico, però purtroppo non è che avesse proprio tutti i torti, perché dalle mie letture sono arrivato ad una conclusione, del tutto personale, ben inteso, che dopo Camillo Benso Conte di Cavour, la politica estera italiana è stata una serie di flop catastrofici, e continuiamo. Vedasi i fucilieri di Medina e altre cose. Per cui, Woodrow Wilson a un certo punto, quando tanto Fiume non era stata, diciamo così, messa in conto nel patto di Londra, che vedeva il salto della quaglia dell'Italia dalla triplice alleanza all'intesa. E poi la politica estera dell'epoca si era un po' fossilizzata su una entratura in Adriatico, soprattutto nella zona che andava in Dalmazia e anche verso l'asse verso la Serbia, cosa che dava un po' fastidio sia alla Francia sia all'Inghilterra, eccetera eccetera. Wilson, quando l'Italia ha non solo cominciato a pretendere Fiume, ma anche oltre a Zara, Spalato, soprattutto Spalato, che ormai era diventata completamente croata, se qualcuno ha letto il libro di Bettiza si rende conto che ormai nella seconda metà del 1800, quando c'è stato a capo della Croazia, che era sotto l'impero austro-ungarico, il Bano Josip Jelačić, che era quello che aveva poi ripresso nel sangue la rivolta di Ungheria di Kossuth, al quale era stato dato mano libera, Spalato era stata completamente slavizzata quasi, ormai a Spalato gli italiani erano pochissimi, 20, massimo 30%, ma nemmeno. Mentre invece a Sebenico, per esempio, c'era ancora
in città soprattutto una forte maggioranza, una maggioranza italiana relativa, ma cioè una maggioranza assoluta ma di poco, ma comunque italiana. Infatti a Sebenico ci sono stati diversi fatti anche di sangue dopo la conclusione della prima guerra mondiale. Ora, qual è il punto fondamentale al quale voglio dire, che voglio riportare? È questo, che l'Italia, non avendo fatto bene i conti con quella che era la situazione effettiva e avendo fatto un po' la parte del leone in Alto Adige, e si era presa non solo quello che è veramente l'Alto Adige, ossia guardando l'Adige che risale, dove gira a Bozzano, gira verso sinistra, e quella è la Valle dell'Adige, dove c'era una certa quale presenza italiana anche prima, ma si era presa anche la Valle dell'Isarco e la Val Pusteria, in cui gli italiani non c'erano mai stati, almeno da 1000 anni o forse più. Quindi Wilson a un certo punto, quando gli è stato detto la famosa delle proteste per la vittoria mutilata, Fiume, Spalato, Sebenico e le altre città e le isole della Dalmazia, ha detto: ma insomma, questi cosa vogliono ancora? Se sono presi una fetta di Austria che non gli compete, non rompano le scatole. E purtroppo tutti i torti non ce l'aveva. E questo per dire che effettivamente la politica estera dell'Italia, sia nel patto di Londra e sia dopo, è stata un po' avventata. Non so se la mia analisi è un'analisi giusta, siccome qua ci sono diversi storici, se qualcuno ha qualche cosa da commentare a questo proposito sarò grato. Tu no? Richiederebbe una serata solo su questo. Tu sei professore di storia. No, sto perfettamente d'accordo, un'assurdità quella di pretendere una zona che era di lingua e di tradizione e di cultura tedesca, e ci siamo giocati invece in questo modo, ci siamo giocati territori e città che erano ancora fortemente italiani, come questa era Sebenico, che erano colonie, patria di Niccolò Tomaseo, colonie venete, patria di Niccolò Tomaseo. Una cosa sola, in effetti se ricordo bene, era stato offerto gratuitamente all'Italia Trento e Trieste come ricompensa se non sarebbe entrata in guerra, no? Quindi probabilmente è stata una guerra inutile da quel punto di vista lì. Però a guerra finita, quando c'è stata la caduta degli imperi centrali e tutte quelle cose lì, il fatto di spostare il confine dalla provincia di Trento, italiana, al Brennero, questo era dovuto a considerazioni del tutto militari, perché era più difendibile un'Italia al Brennero che un'Italia a Salorno, perché a Salorno non finiva. Quindi c'era veramente un'esigenza da parte del Regno d'Italia, appena nato da poco, di assicurare dei confini solidi e stabili, che si sono mantenuti anche dopo la seconda guerra mondiale, e quindi De Gasperi Gruber. Certo. Allora, intanto Brennero non ha niente a che fare con la Val Pusteria, scusa, geograficamente parlando, sì, e ha poco a che fare con la Valle dell'Isarco. Ma era l'Austria. Vabbè, lo so, ho capito, però noi abbiamo voluto fare la parte del leone. Allora qui, se mi consentite, se non vi do fastidio. No, facciamo parlare tutti, perché no, noi abbiamo anche sbagliato una politica, perché abbiamo castigato eccessivamente l'Austria, che era un fattore di stabilità, e poi non abbiamo saputo trattare con la Turchia, che avremmo potuto. Anche l'utile stato di uscita. Sì, certamente, uno stato per noi. E poi non abbiamo saputo trattare con la Slovenia, che avremmo potuto togliere dal regno dei serbi, slovati e croati che sloveni che si è creato, e farlo entrare nell'ambito anche dell'ambito di italiano. Sì, inviterei a rimanere un attimo su D'Annunzio, perché un tema appassionante. E dopo il professor Aleggi abbiamo un'altra domanda subito dopo. Però fare una domanda all'amico Di Martino, sì, tornando a D'Annunzio, perché l'altro amico Cornacchini ha pubblicato un articolo tempo fa su Rivista Aeronautica su questo stesso tema,
nel quale vorremmo una domanda di quel famoso memoriale del maggio: quanto sia D'Annunzio che, diciamo, partorisce dottrina di potere aereo, e quanto non sia, a differenza di Due, D'Annunzio che raccoglie esperienza operativa. Perché se facciamo una lettura, diciamo, come se fosse un testo letterario, ci troviamo dentro le fonti. Sappiamo, ad esempio, che ci sono delle parole che sono di Caproni e che le ritroviamo pari pari dentro. Sappiamo che D'Annunzio ha il figlio Veniero, che è ufficiale di sorveglianza tecnica da Caproni, per cui sappiamo anche da dove vengono. Ci sono una serie di prestiti conditi da quelle espressioni, quelle sintesi d'annunziane, che riescono, con parole meravigliose, a trasmettere un messaggio. Ma la domanda è: quanto sia la capacità di D'Annunzio di fare sintesi dell'esperienza operativa, che per esempio non aveva Due, il fatto di volare come osservatore, di apprezzare cosa potesse fare la macchina e cosa non potesse fare, è un vantaggio. Che quanto di quel materiale gli viene dal quarto gruppo, dal comandante, dalla polla, eccetera, e quanto è visione propria? Non credo che ci sia una risposta, però mi piacerebbe introdurre la domanda. Guarda, se vuoi un mio parere, sicuramente non è, come si suol dire, tutta farina del suo sacco. È certamente vero, e forse mi sembrava di averlo accennato, ma evidentemente non sono stato abbastanza chiaro, che lui riprende e rilancia i pensieri di Due e soprattutto quelli di Caproni, con cui aveva un forte rapporto. Parlo di Caproni, non di Due. È anche vero che lui aveva un'esperienza operativa come aviatore, che viveva in un certo ambiente e che aveva un forte contatto con il maggiore Ernesto La Polla, che era il comandante del raggruppamento squadriglia da bombardamento, che è una figura di cui si parla poco, ma che probabilmente è stata una delle figure fondanti di quella competenza ambientale che è poi la matrice ultima della Regia Aeronautica. Purtroppo La Polla, dopo la guerra, non avrebbe continuato la carriera di ufficiale in ambito aeronautico, anzi lasciò proprio la linea militare, se non ricordo male. Quindi è vero che D'Annunzio recepisce tutti questi stimoli, però lì è la sua capacità, secondo me. D'Annunzio in molte cose non è, sì, ha una sua originalità, ce l'ha fortissima, però a mio parere è anche una persona che in tutti i campi, quello letterario innanzitutto, riesce a coagulare e fondere diversi stimoli, e riesce a farlo anche in questo specifico campo del potere. Come poi sai, e lo ricordo più a me che a voi, la primavera del 1917 vede un fortissimo dibattito aeronautico sulla stampa, sulle pagine del Corriere della Sera, sulle pagine, mi sembra, del Secolo, tutto un dibattito che oggi ci sembra incredibile se vediamo la faciloneria con cui vengono trattati certi temi. Ma le principali penne del giornalismo, probabilmente non di loro iniziativa, ma perché erano anche in qualche modo la voce di determinati interessi anche industriali, oltre che politico e militari, si confrontano su questi aspetti. E in tutto questo dobbiamo vedere anche la voce di D'Annunzio, che riprende, rilancia certi temi con le sue capacità, con le sue entrature, perché ovviamente lui aveva un certo tipo di entrature nel mondo che contava, politico, militare e della stampa, e rilancia appunto queste idee che troviamo in altri filoni. Come ho detto, i tre memoriali di Caproni già dicono molte delle cose che dice D'Annunzio. Quello che poi lui dice dal punto di vista tecnico sull'esecuzione pratica, chiaramente in Caproni non c'è, tantomeno c'è in Due, ma c'è in memorie operative compilate dalla Polla. Dobbiamo vedere in lui la capacità di sintetizzare e, diciamo così, diffondere in maniera efficace questi concetti. Ecco perché comunque, anche se non lo si vede così, D'Annunzio è, a mio parere, un teorico o comunque un profondo sostenitore del potere aereo, perché riesce a catturare queste idee e a farsene veicolo in modo estremamente efficace. La frase che ho messo al principio, l'arma novella, l'ultimo risulta, scioglierà il nodo tremendo, è formidabile.
E qui torniamo al discorso, la fusione del comunicatore con il pensatore. Ecco, questo, però è certamente vero quello che dice Greco, cioè non è lui che si sveglia una mattina e ha questa idea. Viene una battuta, viene. D'Annunzio sta a due come Walt Disney sta a De Seversky. Perfetto. Come? Walt Disney? No, e se ne parliamo adesso poi non viene la parola per una delle conversazioni più sue, quindi non si parla di questo rapporto. Rimane un segreto che aveva chiesto la parola. Non è casuale, non è un segreto. Buonasera, Francesco Baresei, già primo capitano di commissariato a Maggio, il congedo assoluto. La mia, più che una domanda, è una proposta. Mi pare che una conferenza su guerra aerea e D'Annunzio si debba concludere con un riferimento a un episodio di guerra aerea di cui D'Annunzio non fu protagonista, ma dal quale fu molto influenzato, e al punto da dedicare a questo episodio pochissimi versi ma significativi nell'ultimo volume delle Laudi. L'episodio, lo ricordo solo a me stesso, è quello di Gavotti, il genovese Gavotti, morto a Roma alla fine anni 30. Era un ingegnere che conseguì il brevetto di pilota nel 1910. È curioso anche ricordare che durante il suo corso di pilotaggio compì un passaggio sul cielo di Roma e del Vaticano buscandosi la punizione di rigore appena atterrato, ed è rimasto noto come il primo ufficiale pilota italiano ad avere la punizione di rigore. Ciò nonostante, nel novembre del 1911 Gavotti era in Africa nel conflitto italo-turco. Sorvolando col suo velivolo la linea del fronte, si accorse di un insediamento turco, un attendamento di nemici. Aveva con sé una cassetta con alcune bombe a mano, manovrando con una mano, con l'altra estrasse le bombe, coi denti strappò la sicura, buttò, abbassandosi al punto di aver garanzia che la bomba non esplodesse in aria, lanciò questa bomba, fece qualche vittima, scampò le fucilate e tornò alla base. Per questo episodio, che passa alla storia come il primo bombardamento aereo, nel novembre 1911, D'Annunzio fu molto, ripeto, come ho detto prima, colpito, e nell'ultimo volume delle Laudi, Maia, Elettra, Alcione e Merope, in questo Merope dedica 3 o 4 versi a questo episodio, che, trattandosi pur sempre di un poeta, se volete io li posso leggere, questi 4 versi che richiamano l'episodio di Gavotti. Sobe nel cielo un sibilo di fronde, passa nel cielo un pallido avvoltoio. Giulio Gavotti porta le sue bombe. Gavotti, dal tuo lieve spalto, chinato nel pericolo dei venti, sul nemico che ignora il nuovo assalto. Anche la morte ora ha le sue sementi. La bisogna con una mano sola tratti e strappi la molla con i denti. Poi, come il tessitor lancia la spola o come il frombolier lancia la fromba, gli attoniti la grande ala sol vola, di sull'ala tu scagli la tua bomba alla subita strage, e par che tarda il cuor vivo nel filo della bomba. Bravo. Prendo anche io dalla squadra. Bene, grazie, ritengo che insomma, è stato un successo anche questa sera, potrebbe anche essere anche questa come una di quelli erranti, non so, cosa ne pensi così? Io cederei la parola al generale Chandra per un saluto. Grazie. Desidero complimentarmi con gli organizzatori, con i conferenzieri, il generale Di Martino, non c'erano dubbi che ci avrebbe fatto una interessantissima conversazione. La gradita sorpresa è stata la dottoressa, veramente grazie, complimenti. Lei non solo ha portato un po' di gentilezza in questo nostro ambiente, ma ci ha saputo anche veramente ridestare l'attenzione su alcuni aspetti importantissimi che il generale Di Martino ha introdotto, e lei ha saputo approfondire in maniera molto ma molto efficace.
Vorrei solo aggiungere due parole, ecco, l'importanza di trarre profitto di tutto quello che è già successo, perché anche se in condizioni nuove, imprevedibili, però i grandi filoni della storia e quindi i grandi filoni dell'arte della guerra, perché questo poi in fondo il tema centrale di cui ci occupiamo e non sono mai cambiati. La guerra, benché ci siano idee contrarie in proposito, ma la sua natura, purtroppo, ahimè, e mi pare che la dottoressa ci abbia anche accennato, e non sono cambiate. Purtroppo è così. Quindi è un qualcosa che è una malattia che ci portiamo dietro e che, di cui non riusciamo ancora a liberarci, anche se dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per guarire da questa tremenda malattia. Ebbene, in tutte le azioni umane, ma soprattutto nel nostro campo, l'informazione e la propaganda è stato sempre un elemento centrale. Vi ricordate durante i bombardamenti del Kosovo, la prima guerra del Golfo e tutte le altre azioni, come l'effetto CNN è diventato ormai di uso quasi comune, sia stato importantissimo. L'importanza del saper vendere le proprie azioni. È stato scritto, ma è una verità, che anche l'azione militare che possa avere il massimo successo, ma quello che importa è l'utilizzo, la sua utilizzo ai fini del raggiungimento dello scopo finale, quindi la sua utilità in quello. E la sua utilità, il 99%, se non di più, è dato dal potere della comunicazione. Napoleone, per esempio, è stato un'arte. Pochi sanno, e ormai gli storici contemporanei lo mettono sempre più in luce, che per esempio la famosa battaglia di Marengo, decantata come una delle grandi vittorie di Napoleone, probabilmente Napoleone non l'ha vinta, probabilmente, anzi molto più che probabilmente, l'hanno vinta gli austriaci. Però Napoleone è stato in grado di propagandare e di diffondere per il mondo la notizia che l'aveva vinta lui, ed è arrivata fino ad oggi. Così anche la famosa battaglia sul ponte di Arcore, nello stesso periodo lui stava per essere ammazzato, se non era un suo fante che l'avesse salvato, per lui è riuscito, attraverso la forza della comunicazione, a trasformarla in una grande vittoria che ha contribuito ai suoi successi. E quindi ecco qui D'Annunzio, e non solo D'Annunzio, ma devo dire anche un po' tutta le gerarchie dell'epoca, perché avete visto, sì, D'Annunzio ha fatto il volo, ma il suo volo era stato autorizzato, e se era stato autorizzato in un momento in cui l'impiego di una squadriglia era così importante, vuol dire che avevano capito l'importanza di questo suo volo. Cosa che per esempio quei famosi deputati che avevano fatto l'interrogazione in Parlamento non avevano capito. Ma come? Siamo in guerra, andiamo su Vienna, invece di buttare bombe buttiamo i volantini, probabilmente le bombe. Anzi, ci avrebbero tirate delle bombe sulle nostre città, mentre i volantini, come sapete, hanno avuto un effetto, e ancora adesso ne parliamo, e sono un episodio noto in tutto il mondo, che viene decantato, studiato e portato come un classico esempio di guerra psicologica, che è una componente fondamentale di ogni azione militare. Ma qui mi fermo, se no, come qualche un altro, corro il rischio di fare anch'io la mia conferenza, e non la voglio fare. No, ogni riferimento a fatti e persone presenti è puramente casuale. Quindi vi ringrazio, grazie, e se permettete vorrei lasciare alla dottoressa un piccolo ricordo, un omaggio, per dire che veramente ci ha fatto molto molto piacere. Io approfitto per dare
darlo anche un bacio.